Siamo a Borgo Tossignano per seguire il primo dibattito pubblico sul tema della fusione. Come sapete, il prossimo 16 ottobre i cittadini di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice saranno chiamati a esprimersi sul tema della fusione attraverso un referendum. Quindi andiamo a sentire come la pensano i relatori di questa serata. Simone Rimondi, consigliere di Valsamoggia. Valsamoggia è un comune che è andato a fusione nel 2013, quindi abbiamo già qualche dato, possiamo già dire come è andata questa fusione, ecco, come sta procedendo? Come sta procedendo e come è andata? Allora, non sta procedendo tanto bene. Parliamo, il dato economico è abbastanza allarmante, nel senso che dopo due bilanci consuntivi abbiamo notato un aumento della spesa corrente di circa 170.000 euro rispetto ai comuni pre-fusione e un aumento della pressione fiscale, secondo i nostri calcoli dell'ultimo bilancio consuntivo 2015, di circa 300.000 euro. Quindi sono aumentate le entrate tributarie ed extratributarie, quindi le tasse, e il costo della macchina comunale è rimasto pressoché invariato, anzi aumentato di 167.000 euro. Tutto questo in un contesto in cui Valsamoggia gode di finanziamenti statali e regionali per circa 2 milioni di euro all'anno, quindi un grandissimo danno per tutta la collettività nazionale, perché noi costiamo circa 25 milioni di euro in 15 anni allo Stato italiano per produrre che cosa dopo due anni, dopo due bilanci consuntivi, un sostanziale nulla di fatto, anzi era meglio prima. Tutto questo nonostante abbiamo ridotto di circa 22 unità il personale che è andato in pensione e abbiamo quindi ridotto, come racconta sempre il mio assessore al bilancio, il mio sindaco, di circa 1.400.000 euro la spesa sul personale. Nonostante 1.400.000 euro in meno di personale, i costi della macchina comunale sono aumentati rispetto ai comuni prefusione. Si potrebbe parlare, secondo me, di un disastro, una grandissima operazione di marketing politico dove sostanzialmente gattopardesca, dove non cambia, si è cercato di cambiare tutto fondamentalmente per non cambiare nulla o per mantenere lo status quo e il potere precostituito su questi territori. Roberto Poli, consigliere regionale del Partito Democratico, ma anche per 10 anni sindaco di Casalfiumanese. Quanto ha creduto in questa fusione e quali sono le prospettive? Ah, io ci ho creduto da molti anni fa, e adesso siamo a un punto ormai decisivo perché il 16 di ottobre c'è il referendum e credo che ci sia una scelta di fondo da fare, una scelta di prospettiva, di cambiamento, della costruzione di possibilità importanti per i tre comuni a Valle del Santerno, oppure la conservazione dell'esistente fin tanto che le condizioni lo consentiranno, perché credo che i comuni, i nostri come gli altri, in particolare quelli piccoli, stiano soffrendo molto e non mi pare che le prospettive da qui in avanti siano molto migliori, quindi poi i cittadini sceglieranno liberamente se affrontare questa nuova sfida, che è una sfida impegnativa ma che apre grandi opportunità, come io spero, o se continuare con l'ordinaria attività che si sta svolgendo adesso, che comunque presenta già delle difficoltà oggettive. Barbara Maraia, consigliera di Castel del Rio. Castel del Rio ha scelto fin dall'inizio di restare fuori dal percorso di fusione. Perché? Castel del Rio ha scelto di rimanere fuori dal percorso di fusione innanzitutto perché ha caratteristiche sue peculiari che diciamo così, la fusione non sarebbe stata in grado di salvaguardare, in particolare la fusione così come sta avvenendo nella vallata del Santerno, dove non mi pare che nello studio di fattibilità si parli di strumenti per valorizzare le vocazioni territoriali di ogni singolo comune, così come non mi pare che dica chi farà che cosa. Le caratteristiche di Castel del Rio e i contenuti del, diciamo così, il progetto in atto per la fusione dei comuni della Vallata, a mio e a nostro avviso, quindi tutti i componenti della lista che mi hanno sostenuto alle ultime amministrative, abbiamo ritenuto di dover dire no al comune unico e quindi no alla fusione. Allora, Marta Evangelisti, consigliera del comune di Alto Reno Terme, che è andato praticamente da pochissimo a fusione. Ecco, come si riorganizza una macchina amministrativa dopo la fusione? Ma in realtà, a mio avviso, ed era un tema della campagna referendaria, la macchina amministrativa andava organizzata molto prima, e cioè occorreva appunto un progetto di fusione che spiegasse correttamente ai cittadini cosa sarebbe stata la loro vita, come e in che misura appunto sarebbe cambiata. Ciò almeno nel nostro caso non è avvenuto. Di fatto abbiamo due comuni che continuano la loro vita da 6 mesi come prima, quindi doppia tariffazione, regolamenti ancora separati, diversi, addirittura i cittadini
italiani ancora non sanno qual è il loro patrono, e quindi possiamo dire che da noi sì, la fusione di fatto c'è stata, però oggettivamente e praticamente no, se non che i famosi finanziamenti che erano stati promessi non sono arrivati e non arriveranno soprattutto. In che senso non arriveranno? Arriveranno in misura ridotta, perché uno dei due comuni, nella fattispecie Porretta Terme, aveva sforato il patto di stabilità, quindi sono state applicate le sanzioni. I contributi che arriveranno in misura ridotta dovranno essere necessariamente impiegati per ripianare i buchi di bilancio di quel comune, ora del comune unico di Alto Reno Terme. Si vota dalle 7 alle 23 nei soliti seggi comunali dei tre comuni. È necessario portare la tessera elettorale e un documento di identità. Due i quesiti sui quali i cittadini dovranno esprimersi. Volete voi che i comuni di Casal Fiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice nella città metropolitana di Bologna siano unificati in un unico comune mediante fusione? Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo comune? A. Santerno, B. Val Santerno, C. Terre del Santerno, D. Borghi del Santerno.